I 5.000 volontari delle 68 Pro Loco sono già al lavoro per garantire un fitto calendario di iniziative con oltre 600 eventi che rappresentano l'80% del totale della provincia di Pesaro Urbino. L'annuncio è stato dato sabato scorso durante l'assemblea provinciale delle Pro Loco riunite nel cuore del Montefeltro, nello splendido teatro della Rocca Ubaldinesca a Sasso Corvaro Auditore. Ad aprire i lavori il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti. C'è un grande impegno, un grande fermento. Oggi diciamo che abbiamo parlato degli eventi del 2022, 522 eventi organizzati dalle Pro Loco. Oggi è stato un grande onore soprattutto avere Sua Eccellenza il prefetto di Pesaro Urbino, tutte le autorità e tutte le Pro Loco, perché oggi dobbiamo essere chiari e onesti, siamo qui a Sasso Corvaro in questa bellissima cornice, siamo qui grazie a tutti i presidenti delle Pro Loco, alle 69 Pro Loco del nostro territorio provinciale che con amore, con impegno, con dedizione, con passione si impegnano ogni giorno. Quindi vorrei far arrivare tramite le emittenti questo messaggio anche alle loro famiglie, un grazie di cuore. Però abbiate pazienza, portate pazienza a tutte le nostre famiglie, perché c'è bisogno del volontariato, c'è bisogno dell'amore, c'è bisogno del credo, dell'umiltà che i nostri volontari sanno fare. Senza quest'amore, senza questa passione non avremmo la cultura, la storia e le tradizioni del nostro territorio. Un grande motore economico, io come ho detto oggi in assemblea, senza le Pro Loco non ci sarebbe turismo, senza le Pro Loco non ci sarebbe la promozione del territorio. Quindi un grande grazie di cuore a tutti, in particolare alla Regione Marche, al Presidente Francesco Quaroli, all'Assessore Baldelli, a tutto il Consiglio regionale delle Marche per il grande supporto che ogni anno dimostrano alle nostre Pro Loco. La Regione infatti ha riconosciuto il palinsesto del Natale che non ti aspetti come una manifestazione di eccellenza. L'importante collaborazione è stata rimarcata anche in assemblea per dare seguito all'accordo con l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Unione Pro Loco di Pesaro Urbino. Una strategia che si realizza con il Christmas Rail, il treno natalizio che rende il progetto unico nel suo genere, in grado di richiamare turisti da tutta Italia in un periodo di bassa stagione, con ricadute positive su tutto il territorio marchigiano. Le Pro Loco sono uno straordinario moltiplicatore dell'energia del territorio e dei nostri borghi. Questo non lascia indifferente la Regione Marche, che con la giunta Quaroli da 2 anni a questa parte è particolarmente vicino agli oltre 1.000 eventi delle Pro Loco marchigiane e della Pro Loco di Pesaro e Urbino. Lo facciamo con la vicinanza istituzionale, ma lo facciamo anche con i nostri bandi e con i nostri contributi, premiando gli eventi di maggiore qualità, che per fortuna sono disseminati su tutto il nostro territorio. Questo è uno dei segreti dello straordinario aumento delle presenze e degli arrivi turistici della nostra regione, che ci pone alle vette per il delta di aumento, ai vertici per il delta di aumento rispetto alle altre regioni italiane. Perché? Perché le Marche sono ancora una regione tutta da scoprire e abbiamo le energie per farla scoprire al resto d'Italia e al resto d'Europa. L'evento che darà il via al ricco calendario sarà l'ottava tappa del Giro d'Italia, l'unica delle Marche, che si svolgerà il 13 maggio a Fossombrone, una vetrina unica alla quale saranno collegati 200 paesi. Le Pro Loco, in collaborazione con Confcommercio Marche Nord, cureranno il servizio d'accoglienza, ristorazione in primis, riservato alla stampa. Dunque un impegno a 360 gradi e una grande opera di promozione dell'eccellenza del territorio che contraddistingue queste importanti realtà locali. A sottolinearlo anche il sindaco di Sasso Corvaro Auditore, Daniele Grossi. Dobbiamo ricordarci che le Pro Loco sono la linfa vitale di un comune. Un comune, un'amministrazione senza le Pro Loco sarebbe un'amministrazione incompleta, incapace di gestire il proprio territorio. Perché le Pro Loco, grazie alle Pro Loco, le amministrazioni riescono ad organizzare eventi, ad promuovere il proprio territorio attraverso le tante iniziative che in sinergia si realizzano durante l'anno. Sono veramente il braccio operativo dell'amministrazione e quindi dobbiamo sempre ringraziare le Pro Loco. E quando ringraziamo i presidenti, ringraziamo con lui tutti i volontari che si adoperano giornalmente, che si spendono giorno dopo giorno per il bene altrui, per il bene del territorio. Siamo contenti perché per noi come amministrazione di Sasso Corvaro Auditore oggi è una giornata importante, perché al di là del contenuto dell'evento, per noi è un'ennesima giornata di promozione territoriale. Quindi ringrazio veramente l'Umpli per aver pensato alla nostra location per questo importante evento e ringrazio ancora una volta veramente di cuore le Pro Loco per quello che fanno giornalmente.